Siamo alla Milan Games Week 2023 con Francesco Pio Obrun Tagliafierro, in realtà sarebbe Obrun 2002 per essere proprio corretti, però ormai amichevolmente Obrun da tutti immagino. Allora, prima domanda, cosa si prova a vincere il titolo di Best Esports Player of the Year? È una bella emozione, infatti ieri ero veramente tanto emozionato, penso si vedeva stesso sul palco e non me l'aspettavo in realtà. Perché me l'aspettavo più l'anno scorso e infatti quindi ero un po' così, ero un po' molto. Sei rimasto male l'anno scorso? Un pochino, sì. Pensavo l'anno scorso di vincerlo, però è arrivato quest'anno, quindi mi sono rifatto. È comunque arrivato, è importante questo. Senti, ma in un gioco come FIFA, che adesso si chiama EAFC 24, quindi c'è stato un rebranding e ha cambiato nome. Ma quanto è difficile secondo te ripetersi di anno in anno, cioè avere una costanza? Perché comunque quello che ho spesso visto nell'ultima decina d'anni della scena competitiva di FIFA era davvero difficile rimanere ogni anno ad alti livelli. Sì, penso che sia la cosa più difficile in generale, e soprattutto per questo tipo di titolo che di ogni anno cambia, ma cambia spesso cambiando giusto qualcosina vai a cambiare radicalmente tutto lo stile di gioco, quindi spesso penso sia la cosa più difficile per ogni pro player quella di mantenersi. Infatti quello che abbiamo fatto l'anno scorso è stato qualcosa di assurdo ripetersi, e quest'anno ci riproveremo sul nuovo titolo, su FC24. Tra l'altro tu nel 2023 top 4 singolo nel campionato mondiale singolo con la nazionale e ha partecipato anche a quello per club, cioè sei stato un mese a Riyadh perché avevi tutti questi impegni. Com'è anche interfacciarsi con tutte queste realtà diverse, ad esempio anche proprio con la nazionale, perché non è una nazionale a caso, è la FIGC che mette proprio la sua i-nazionale. Sì, è stato un mese bello intenso perché poi tutte le competizioni hanno avuto il culmine lì a Riyadh, quindi 3 settimane piene, full proprio, dove era una montagna russa di emozioni, perché ogni volta, no, magari il mondiale singolo ovviamente ci tieni per te, poi c'è il mondiale per club dove ci tieni a fare bene per Exit, che è la famiglia che ti ha cresciuto da 4 anni, e poi c'è il mondiale con l'Italia che è un'altra roba, cioè è qualcosa, un'emozione assurda. Ma si sente il fatto di indossare la maglia azzurra, sì, come succede per i calciatori? Sì, ma perché nel nostro piccolo è quello che penso tutti sognano, di indossare la maglia dell'Italia, e noi ok nel mondo dell'e-sport però ha lo stesso peso per noi, e quindi ovviamente ci teniamo a fare bene anche per l'Italia da quel punto di vista. Poi soprattutto l'Italia, la cosa più bella è che quando facciamo il mondiale per l'Italia, no, perché magari c'è chi ti fa Obrun, c'è chi ti fa un altro giocatore, c'è chi ti fa Exceed, c'è chi ti fa un altro club, e poi c'è l'Italia, tutti quanti sono uniti, no, come a succede per il mondo del calcio con tutte le squadre di calcio, e poi c'è l'Italia. È bello, è bello. Senti, da questo titolo IFC 24, se e quanto è cambiato rispetto a FIFA? Lo so che magari ancora c'è da pochi mesi, mettiamola, ma già ti sei fatto un'idea? Per me quest'anno è cambiato veramente tanto, perché il gioco, secondo me, hanno voluto fare un gioco completamente dinamico, è molto più dinamico rispetto agli anni scorsi, c'è molta più velocità, e quindi meglio me, o peggio secondo te questo aspetto? Questo molto meglio, per lo spettatore l'esperienza è migliorata tantissimo, e io lo sto riscontrando, più spettacolare adesso, molto più spettacolare, si fanno molti più gol. La cosa brutta per esempio è stato su FIFA 22 vedere una finale mondiale che finiva 0-0, quello come non vuoi, secondo me la cosa bella che devono vedere chi ci guarda, chi guarda il pro player, vedere anche la scorsa finale della Serie A, sì, se non ricordo male, 1-0-0-0 tra andata e ritorno, era comunque molto proprio chiusa, sì. Sì, quest'anno io penso che una finale 0-0 non la vedremo veramente mai, e soprattutto secondo me la cosa più bella è che quando ci guardano devono vedere l'abilità, ma l'abilità di solito si vede molto più nell'attacco, secondo me la spettacolarità più che nella difesa è nell'attacco, e penso che quest'anno sia l'FC giusto. Senti, ultima domanda, nel 2024 fra i tanti obiettivi, tu già anticipato, vorrei riconfermarmi, ma se c'è un trofeo che volessi vincere, qual è? Il mondiale 1-1, è sempre il mio sogno da quando sono piccolo, e adesso è ritornare al mondiale l'obiettivo. Intanto poi come sempre ogni volta che si arriva là può succedere di tutto. Grazie mille, grazie ancora, e alla prossima, e complimenti. Grazie. Ciao.